Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di dispositivi rugged. Nello specifico, oggi parliamo del brand Doggy e del suo ultimo entry level rugged phone, il Doggy S40. Scopriamolo insieme. Breve sguardo al box di vendita, oltre ovviamente al nostro dispositivo S40 rugged, abbiamo un alimentatore 5V 2A da parete, un cavo sufficientemente lungo, USB, micro USB per connetterlo al nostro caricatore e anche al nostro computer, un pochettino di manualistica e troviamo una plastica morbida qui per applicarla sul nostro display, il nostro spillino per le SIM, per estrazione del carrellino delle SIM, e vi faccio vedere il carrellino delle SIM ibrido o dual nano SIM, comunque lui aggancia il 4G con banda 20, o una nano SIM e una scheda per espandere i nostri 16 GB di memoria interna. Il GS40 è uno smartphone dual SIM, lanciato appunto in quest'anno, quindi è nuovissimo, l'ultimo dispositivo entry level della fascia rugged phone del brand cinese. Abbiamo un sistema operativo basato su Android 9.0 Pie con patch di sicurezza aggiornate addirittura a giugno 2019, quindi le ultime. Fondamentale è la sua batteria capientissima da ben 4650 mAh con un'autonomia dichiarata di oltre 500 ore in standby, ma vi dico subito, ho concluso 2 giorni di uso abbastanza impegnativo con quasi 8 ore di schermo acceso, quindi un'autonomia davvero record per la fascia tra virgolette dei cinesoni. Al suo interno abbiamo un MediaTek 6739 coadiuvato con 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria espandibile fortunatamente. Il retro è completamente in materiale ultra resistente e invece il fronte, ragazzi, è un pannello da 5.5 pollici con rapporto di forma in 19 noni, 480x960 pixel, quindi leggermente inferiore all'HD, che è un po' il suo, diciamo, punto debole. Posteriormente troviamo una dual camera 8+5 megapixel, abbiamo un flash LED, il secondo microfono per la riduzione dei fusci e rumori ambientali e il lettore di impronte digitali, che vi faccio vedere immediatamente, ragazzi, è abbastanza preciso. L'unica cosa che è a filo qui di scocca, quindi molte volte non si riesce bene a trovarlo perché non c'è proprio un incavo dedicato. Comunque basterà appoggiare qui, ecco, vedete, io non riuscivo a trovarlo, basterà appoggiare l'impronta digitale e lui impiegherà qualche secondo. Guardate, si tocca e si sblocca, e dispone anche di uno sblocco con il volto, basterà cliccare, puntare sul volto e, ragazzi, ci mette qualche attimo in più che lo sblocco digitale, ma lui sblocca il volto. E devo anche sottolineare che lui è uno sblocco 2D, quindi non sicurissimo. Troviamo al suo interno un Bluetooth 4.0, Wi-Fi, ovviamente viva voce, radio FM e, sorpresa sorpresa, abbiamo il sensore NFC che ho provato per un solo pagamento in un negozio e ha funzionato senza il minimo problema.
Troviamo inoltre un frame completamente in materiale metallico, completamente chiusi i vari tappini per le SIM, per il jack da 3,5, per la micro USB, perché lui è ovviamente ancora in micro USB, e abbiamo un tasto qui, ragazzi, dedicato per la chiamata di emergenza. Concentriamoci ovviamente sulle sue certificazioni, intanto iniziando dal peso. 238 grammi di peso, ma che devo dire, stanno, ragazzi, ben in mano. 158x79 mm per ben 14 mm di spessore. Come certificazione abbiamo una IP68 IP69K che resiste fino a 10 bar di pressione in acqua. Per il tutto abbiamo Android 9.0 Pie con le patch, ragazzi, di giugno 2019. L'interfaccia è quella classica MediaTek, con la personalizzazione che possiamo trovare in tutti i dispositivi rugged phone di 2G. Una personalizzazione molto basilare, qualcosina sulla batteria. Abbiamo i settaggi per i nostri SOS. Abbiamo il tema qui completamente scuro, con le classiche iconcine quadrate. Personalizzare anche la nostra navigation bar, dura speed, QR code e nient'altro. È bello trovare la versione di Android 9.0 Pie con le patch del 5 giugno 2019 su un dispositivo comunque di questi piccoli brand minori, che ormai io non li definirei più piccoli brand perché vendono, ragazzi, su tutti gli Amazon. Comunque la sua interfaccia è abbastanza piacevole, da questo senso di robustezza anche il disegno delle icone. Anche la navigazione web mi è piaciuta, riesco tranquillamente a navigare, aprire le mie pagine, i miei articoli e anche richiedere il sito desktop. I tempi di ricaricamento non sono lentissimi e devo dire che nell'uso quotidiano sì, mi è piaciuto. Uno dei punti deboli di questo dispositivo, perché ne ha ovviamente anche lui, è il pannello. Il pannello, ragazzi, sotto il sole si vede bene, inclinandolo un po' si va a perdere un po', vedete, il viraggio qui dei nostri colori, che il blu un pochino mi diventa violetto, e la risoluzione, ragazzi, non è appunto delle più alte. Guardiamo anche il nero, che è un nero classico da IPS, peccato che non è tanto risoluto. Vi faccio vedere anche, ovviamente, come sempre, i punti di tocco, che, ragazzi, si fermano a 2. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e sulla base di... Rapido sguardo sulla fotocamera. La fotocamera ha un doppio sensore posteriormente, 8+5, il secondo solo per il classico effetto bokeh, ma devo dire che mette a fuoco, ragazzi, guardate, rapidamente. Anche lo scatto non è per niente lento, quindi si riescono a scattare foto e a salvarle in maniera abbastanza rapida. Non abbiamo specifiche se non le classiche di MediaTek, appunto. Non viene anche una sorta di HDR, abbiamo l'effetto bellezza, l'effetto bokeh, l'effetto notte, lo sfocato, la modalità pro, abbiamo il flash automatico. È una classica fotocamera, anche se adesso più o meno vanno bene tutte, anche sugli entry level. Con buone condizioni di luce, ragazzi, si riescono tranquillamente a fare delle buone foto, diciamo un po' più che sufficienti per i nostri social network. I video vengono registrati al massimo a Full HD 30 frame al secondo, un pochettino scattosi se ci muoviamo velocemente.
Vi faccio vedere la fotocamera frontale, seppur è da soli 5 megapixel priva di flash frontale, ma ha un angolo abbastanza più ampio. Amici, siamo giunti alle conclusioni di questa recensione. Beh, mi scuso innanzitutto per non aver fatto degli stress test, drop test, water test per questo dispositivo, perché l'ho acquistato io personalmente per un amico che fa il pescatore. Infatti l'ho tenuto con me una settimana e proprio domani glielo devo dare. Comunque vi terrò informato sugli sviluppi di questo dispositivo, come si comporta con il suo lavoro, appunto, imbarcato molto pesante. Io, ragazzi, posso consigliarvi questo ottimo rugged phone di Dogee con i suoi pregi, come la batteria, l'aggiornamento di Android aggiornatissimo, la sua resistenza, e anche con le sue pecche, come uno schermo non troppo risoluto, un audio qui dietro in mono non al top, e abbiamo anche una fotocamera leggermente sopra sufficienza in buone condizioni di luce. Al buio, ragazzi, non fate tante foto con questo telefono. Comunque, per il resto si comporta bene, ricezione telefonica buona, ho sempre preso anche un buon 4G con Iliad, e il wifi si comporta bene. Se ci allontaniamo troppo un pochettino il segnale scende, ma rimane sempre agganciato. Io, ragazzi, vi lascio il link in descrizione a questo video se volete acquistarlo da Amazon Italia, garanzia 24 mesi come sempre di Amazon. Vi ricordo di spolliciare il video qualora vi fosse piaciuto, di venirmi a trovare su tutte le mie pagine e profili social per tutte le news e info che necessitate. Ricordate di usare qui sotto nel box dei commenti. Amici, vi do anche una dritta: date un'occhiata ai miei canali partner, chinadeals.it e Max Recensioni. Sono davvero recensori, ragazzi, scusatemi, passatemi il termine, con le palle. Quindi io vi ringrazio come sempre per aver scelto Phone Blog Italia, un salutone e al prossimo video. Ciao!